Mercury Comics. Benvenuti, siamo di nuovo nello stand della Tunue di Lucca Comics and Games 2021, Mercury Comics. Abbiamo con noi un signor sceneggiatore, Giovanni De Gregorio. Di oggi. Naturalmente adesso ci stanno parlando con gli altoparlanti e questo dimostra che siamo dal vivo in fiera. Dunque, abbiamo con noi questo volume di cui io avevo già visto la copertina addirittura in francese, quindi lo miravo, perché abbiamo un signor sceneggiatore e anche un signor Alessandro Barbucci a fare la parte grafica, quindi cioè, meglio di così cosa potremmo volere? Ed è una storia, come dire, adatta a qualsiasi pubblico, ma anche a bambini, ragazzi, perché parla soprattutto di una avventura che hanno tre ragazze, tre sorelle, che decidono di fare un regalo. E questa decisione le porta ad avere l'incontro con un mistero. Un mistero, diventano praticamente delle indagatrici, perché loro vorrebbero fare un regalo alla mamma per la festa della mamma. Questo nasce, l'idea nasce dal fatto che io e Alessandro, che siamo praticamente vicini di casa, eravamo ogni volta che ci incontravamo, invece di parlare di fumetti, parlavamo delle rispettive famiglie, tutti gli aneddoti familiari più o meno tragicomici che conoscevamo. Quando Alessandro mi propose di fare una storia con delle ragazzine magiche, con dei poteri magici, io ho ribattuto, ho detto: ma perché non parliamo delle nostre famiglie? Perché non queste tre amiche, che in teoria in origine erano amiche, perché non facciamo che sorelle? Quindi a partire da lì parliamo dei segreti di famiglia, dei c'è fantasmi. Qualcosa della vostra storia qua dentro. È quasi quasi tutto autobiografico, quello che c'è qui, tranne la maniera in cui succede, che è chiaramente cambiato, però il tema principale, di cui non posso parlare per fare spoiler, molte delle cose che vengono raccontate, gli stessi personaggi, che sono loro due, sono due mie sorelle, Sara e Lucia, e Cassiopea è ispirata alla figlia di Alessandro, quindi sono personaggi reali che noi poi abbiamo manipolato per poterli inserire all'interno della storia. E sono diventate sorelle. Sono diventate sorelle, c'è l'orto botanico di Palermo, ci sono dei quartieri di Barcellona, e c'è un materiale autobiografico vivo in questa storia, è quello che lo rende interessante per me. C'è anche, diciamo, un po' di magia in questa storia, perché tutto nasce da un sogno. Sì, questo era un mio tentativo di eliminare la magia, quella delle fate, delle stellette, delle fate e degli elfi, dando però la possibilità ad Alessandro di scatenarsi nella sua bravura. Quindi ho pensato che delle scene oniriche avrebbero dovuto fare al caso nostro. Quindi c'è la magia quotidiana, sì, quella che viene chiamato realismo magico nei paesi dell'America Latina. Queste cose che non si capisce mai, sono sempre tra la frontiera tra il reale e il fantastico, che però danno la sensazione magica di una fatina volante. Io non volevo assolutamente parlare del magico standard, e quindi alla fine è venuto questo sogno, ha fatto che è a metà tra magia e poesia, secondo me, sì, perché c'è un coinvolgimento da parte delle ragazze che rivelano anche di avere una specie di piccola associazione tra di loro, in cui si chiamano con dei nomi fatati per fare poi delle cose pragmatiche, perché poi alla fine hanno detto: ok, è il tempo del nostro gruppo di fare l'indagine. Sì, sì. Era una delle possibilità dei titoli, era il Club delle Tre Sorelle, e questo viene dai nostri ricordi di infanzia. Io sono stato scout per tanti anni, avevo questi nomi totemici, poi per quel genere di età, ragazzini, preadolescenti, c'è questa idea, no, del nome, del gruppo, e quindi abbiamo ripreso. In realtà il gruppo viene ricostituito
ed è protagonista di ogni storia. C'è sempre questo lancio. Il club delle tre sorelle farà questo tipo di avventura. Quest'altra cosa. Chiaramente sarà a seconda della protagonista, se lo possiamo dire in anticipo, il primo volume dedicato a Sara, il secondo ho già visto la copertina Cassiopea, del secondo Gli amori di Cassiopea, e il terzo sarà Il tesoro di Lucia. E la grande scommessa è trovare un registro narrativo che sia coerente con queste tre sorelle. Quindi qua c'è più mistero e azione, nel secondo ci saranno più emozioni e più verbale, perché sarà Cassiopea, e nel terzo c'è contemplazione, animali e gatti, presumo. No. Ci saranno animali molto più strani. Sarà attenzione. Un animale molto, 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 molto più strano. Animale che è tutto tranne quotidiano. Ma non è fantastico. Lo certo. Vedremo tra 2 anni. La cosa molto particolare poi delle tre sorelle è che effettivamente sono molto diverse una dall'altra, perché hanno età diverse e hanno anche interessi e passioni diverse. Dalla piccola che ama gli animali ed è più fantasiosa dal punto di vista proprio del vive un po' nel mondo delle fate volendo, la media che invece Cassiopea romantica che in effetti il secondo volume parla degli amori, esatto. E quindi adesso stiamo già andando avanti col lavoro, quindi ci sarà ovviamente un secondo volume, c'è già, sì. E anche un terzo. E mentre la grande si sente, come tutte le sorelle maggiori, un po' responsabilizzata nei confronti delle ragazze più piccole e nello stesso tempo un po' infastidita dal doverle sempre bagliare un po'. E quindi questo rapporto è proprio molto realistico tra sorelle. Questo è preso dalla mia famiglia, nel senso il carattere di Sara è tratto dal carattere di mia sorella, mentre questo essere primogenito sono io, perché io sono il maggiore della famiglia, il primogenito, quindi c'era questo chiamarmi il secondo genitore a mo' di sfottò. Sì. Anche se io non mi sentivo tanto responsabile come Sara era quella che, nonostante fosse la terza, giocava questo ruolo. Certo. Quindi la domanda che mi sono fatto: in che modo possiamo creare una motivazione fantastica affinché Sara si trovi con questa responsabilità? Tutta la storia risponde a questa domanda. Perché Sara si sente responsabile delle altre? Perché ha questo eccesso di controllo? E da qui viene la storia. Tra l'altro la storia è contemporaneamente commovente, anche non proprio sempre, come dire, dolcissima, ma ha anche dei momenti di tristezza, ma alla fine si conclude molto bene, quindi è proprio una chiusura perfetta nella storia, che è quello che mi piace delle sceneggiature ben fatte, perché ti raccontano la storia dall'inizio alla fine, ti lasciano sempre un po' di ansia per arrivare alla conclusione, e poi arrivi a una conclusione che dici: ecco, è proprio quello che avrei voluto sentire. Noi non volevamo che fosse una storia edulcorata, volevamo che ci fosse il dramma, volevamo che si esprimesse il fatto che questi segreti non rivelati creassero delle ansie, e quindi questa è l'idea. Sì. E secondo me il risultato è perfettamente raggiunto. Lo consiglio davvero sia per bambini che per adolescenti e anche per persone grandi, perché a me è piaciuto, poi non so quanto grande io possa essere considerato. E quindi ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità. Grazie a voi. Saluti da Mercury Comics, ringraziamo la grande Lorena che sta facendo un grande lavoro da tecnico, e ci vediamo su questi schermi. Buona lettura!